Ricordate cosa dice il replicante interpretato da Rutger Hauer nel finale di Blade Runner? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il film che vi propongo oggi non vi fa vedere cose che non avete mai visto, ma vi fa vedere in un modo che non avete mai sperimentato. Vi fa vedere come vede forse un uomo che sta per morire. Vi fa vedere come vede presumibilmente un essere umano colpito da un ictus, paralizzato dalla testa ai piedi, completamente immobile, tranne che nella palpebra dell'occhio sinistro. Guarda, si sta svegliando. Chiamo dottor Stone. Io dottor Stone alla 119. Per più di metà film lo scafandro e la farfalla di Julian Schnabel è girato in soggettiva, dal punto di vista di un uomo costretto a letto e immobilizzato. Sfocature, inquadrature sghembe e oscuramenti improvvisi in corrispondenza con il battito della palpebra accentuano la nostra identificazione con il protagonista e ci danno l'illusione di vedere il mondo, o un piccolo pezzo di mondo, esattamente come lo vede lui. In passato il cinema ci aveva mostrato soggettive di serial killer o di galeotti evasi dal carcere. I fratelli Coen erano arrivati addirittura a mostrarci la soggettiva di una palla da bowling che rotola sulla pista. Ma ben pochi erano stati capaci finora di costruire una soggettiva al contempo così complessa e così ambiziosa, così estrema e così radicale come quella che vediamo e sperimentiamo in questo film. Lei era redattore capo della rivista Elle? Sì, ero redattore capo della rivista Elle. Andiamo da Maya. Ok. Lo scafandro e la farfalla prende spunto da una storia vera, quella del caporedattore francese della rivista Elle, che nel 1995, a soli 43 anni, in seguito a un ictus, rimase completamente paralizzato, con l'unica eccezione, come già detto, dell'occhio sinistro. L'occhio destro non va come dovrebbe. Capisce quello che dico? Il suo occhio destro non va come dovrebbe, glielo devo cucire. Cucire? Eh? Cucire. Questo eviterà l'ulcerazione della cornea. Non si avvicini. Non si avvicini. No, per favore. Quello non no, per favore. Julian Schnabel, artista prima ancora che regista, esponente di punta dell'avanguardia neoespressionista newyorkese, ricostruisce la sua storia con grande sobrietà. Niente a che vedere con Mare dentro di Amenabar o con Il mio piede sinistro di Jim Sheridan. Lo scafandro e la farfalla non è un film ricattatorio, non è a caccia di lacrime facili con cui lavarci la coscienza e farci sentire alla fine tutti più buoni. Vuole che la benedica? No. Sì, sì. Signore, abbi pietà di Jean Dominique, che crudelmente soffre nella carne. Lo sguardo di Schnabel non è patetico, non è compassionevole, a tratti è perfino autoironico, però è molto aderente alla storia e al dramma del suo personaggio. Pensate che Schnabel, già regista di film come Basquiat e Prima che sia notte, ha voluto girare il film in Francia, in francese, e ha voluto imparare il francese a sua volta proprio per stare più vicino al mondo del suo protagonista, per entrarci dentro in prima persona e per farcelo sentire esattamente come lo sentiva lui. Un battito di ciglia vuol dire sì, due battiti vogliono dire no. Il protagonista del film ricostruisce un linguaggio a partire da questo codice elementare. Non ha altro modo per comunicare, non la parola, non lo sguardo, non le mani, non gli occhi. Eppure, usando solo il battito della palpebra per selezionare le varie lettere dell'alfabeto, riesce, nell'impresa titanica, di dettare lettera dopo lettera il libro che racconta la sua storia e che ha lo stesso titolo del film. La pesantezza inerte di quel corpo paralizzato come in uno scafandro si libra nella leggerezza di una immaginazione che vola via dal corpo come una farfalla e che tuttavia del corpo continua ad avere bisogno. Bisogno della sua carnalità, bisogno dei suoi sogni e dei suoi bisogni. Il corpo come condanna, ma anche come nostalgia. Nei panni del protagonista all'inizio Schnabel aveva scelto l'amico Johnny Depp, che poi però era stato costretto a rinunciare perché impegnato nel terzo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi. Al suo posto è stato scelto così l'attore Mathieu Amalric, già visto in Maria Antonietta, in Munich e nell'ultimo 007, Quantum of Solace. Il film ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes e ha avuto 4 nomination all'Oscar. Purtroppo però non ne ha portato a casa nemmeno uno.